Salve, buongiorno. Mi presento, sono Marzio Ciani della sezione provinciale FIPSAS di Forlì-Cesena. Sono qui per questa mattina per presentare la finale del campionato italiano a box di pesca in fiume. Due parole subito per dire come funziona, perché è conosciutissimo qui da noi in Romagna, dove conta 400-500 aderenti, parecchio tipo di pesca in fiume, bellissima, però di fuori da qui è poco conosciuto. Il campionato italiano di pesca in fiume, come la pesca in fiume, funziona in questo modo. La squadra box è formata da 5 persone, di cui una di queste 5 fa le funzioni da commissario di gara con un'altra squadra. La squadra si presenta, dopo il sorteggio parte e va nel posto loro assegnato, nel campo di gara, che oggi è il fiume Bidente. Vanno nel posto loro assegnato in compagnia del loro commissario, assegnato di sempre da sorteggio, si presentano nel campo di gara per le operazioni di controllo delle esche e poi dopo ci sono le operazioni di partenza per andare nel posto gara loro assegnato. Le operazioni di partenza avvengono da regolamento, partono le prime 4 persone componenti la squadra e per ultimo parte il commissario, che pesca anche lui. Una volta raggiunto il loro posto di pesca aspettano l'orario di partenza, che oggi sono le 8:30, e poi cominciano a pescare. Si possono spostare per il loro settore assegnato per tutte le 3 ore di gara, possono andare dovunque, l'importante è che vadano a rispettare quelle che sono le regole di distanza fra di loro e quelle che sono le regole diciamo normali dettate dalla pesca. Dopodiché, finita la gara, si portano tutti quanti nel raduno prefissato, vengono eseguite le operazioni di pesatura, il pesce viene reimmesso tutto vivo nell'acqua, viene reimmesso e dopodiché raggiungono tutti quanti il luogo del raduno per le operazioni e per le premiazioni della giornata. Bene, detto questo, io mi auguro, spero di essere stato anche abbastanza esauriente, in poco tempo si può dire solo questo, diciamo così, come succede in tutte le cose, in tutte le gare, picca il migliore. Buongiorno a tutti, sono Stefano Sportale, giudice di gara del campionato italiano a box nel fiume. Siamo qui in un tratto di un box del fiume che, a differenza delle gare della pesca al colpo, si differenzia dal fatto che i pescatori non sono tutti inseriti in dei picchetti a posto fisso, qui si possono muovere in un tratto di fiume di circa 600 metri. Siamo qui nel 33 a Cusercoli, quindi nel ronco di Forlì, nel Bidente, dove c'è la squadra delle Aquile di Forlì. In questo momento qui i concorrenti hanno scelto la postazione di pesca che incomincerà alle ore 8:30, quindi partivano i primi 4 componenti della squadra e per quinto si sistema il commissario. L'importante è mantenere una distanza di 15 metri tra le due squadre differenti, mentre gli stessi pescatori dello stesso box possono pescare anche distanze più vicine e si possono anche aiutare. E alle 8:30 comincerà la gara e poi dopo hanno mezz'ora di tempo per ritrovarsi qui sul posto per fare la pesa del pescato. Non ci sono limitazioni di misura nel fiume, i pesci prevalenti sono barbi e cavedani e anche di grosse dimensioni, e questo è un posto dove sicuramente si prenderanno cavedani di grosse dimensioni. Speriamo che sia una buona giornata e che vinca il migliore.
chiamo anzi Claudio, sono della società Le Aquile di Forlimpopoli, pluricampione italiano di pesca pratica in fiume. Qui siamo nel famigerato Bidente, oppure Ronco, nella zona dei Cusercoli, detta lo Smotto. Oggi è la finale dei campionati italiani a box e siamo capitati in un buon picchetto, diciamo, chiamato lo Smotto, in zona Cusercoli. La tecnica qui da usare è una prevalenza a galla dove non dappertutto, ma ci sono, vengono anche i barbi, dove in altri fiumi non vengono, è proprio perché è ricco di questo pesce. E cerchiamo di catturare in prevalenza questo pesce apposta, perché la pescata si deve fare così, tutto lì. Speriamo bene in quello che ho detto, ecco. La pimbatura sarà a sgranare con pochi pallini, comunque con un 0,10. Normalmente ci mettiamo dai 6 a 8 pallini del 12, non di meno, perché intanto, sperando comunque che in questo momento c'è parecchia alga, erba in certe zone, è un po' difficile con dei finali medio dall'8 al 10 secondo la zona, ecco, anche perché dopo aver visto il tipo di pesce che prendiamo, ci adeguiamo anche noi alla lenza. E speriamo bene, ok. La seconda prova del campionato italiano box fiume, siamo qui al 24 nel ponte di Castagnola Civitella, dove c'è una sformazione di peso urbino di Fermignano con il commissario Boschienzo della Borellese, che è sesto in classifica con buone possibilità per la vittoria finale. Dopo qualche minuto i primi pesci ancora piccoli vengono catturati dai pescatori. Ecco, vediamo Boschi che sta catturando un cavè d'anello appena di misura. Questo è per fare vedere com'è la picchiettazione del fiume. Vediamo sulla pianta legato e non il numero 24 giallo, che dove incomincia il picchetto box 24 a valle del fiume e termini il 23 a monte. C'è anche dalla parte di qua del fiume, in modo che i garisti, nel spostarsi su e giù per il fiume, vedono il segno e si fermano. Ecco, vediamo Pierazzoli, il commissario dell'Airone, che sta salpando un cavedano. Siamo qui al box numero 23 con la Borellese squadra A, sesti in classifica, e vediamo che sta catturando adesso un barbo qui sotto la chiusa di Ginizzo, uno dei tre componenti della squadra. Non c'è l'acqua molto limpida oggi, però la pescata risulterà forse sotto le aspettative. Ecco, vediamo Boschi che è impegnato nella cattura di un pesce di dimensioni discrete. È un barbo del fiume Ronco di media misura. Box 23 con la Borellese squadra A, stiamo vedendo la salpatura di un barbo di circa, adesso non l'abbiamo ancora visto, circa 2 atti.
stiamo seguendo Bagni Marco che sta catturando un barbo di circa 2,50 atti. Ecco Boschi che ha catturato un chevedanetto di piccole misure. Box numero 21 qui a Civitale di Romagna, dove vediamo in azione Balzani Tonino e Ceccarelli Stefano della Cannisti Follimpopoli. Di circa 2 atti canali e poi c'è Smeraldi, l'ultimo dei tre della Borelese della squadra A, che è in tiro con un pesce impegnativo. Un barbo di circa 4 atti. Al box numero 26 stiamo osservando in azione Panzavolta Genesio, che è il commissario della squadra di Meldola, che sta facendo una pesca diversa, diciamo, dal solito, in un piccolo striscio con poca acqua dove è molto ricco di pesce e, come vediamo, sta catturando un pesce ogni giro circa. Sono tutti barbetti, da non pesci grossissimi in queste postazioni qui, con 20 cm di acqua, però essendo corrente, il pesce essendo ossigenata si staziona più facilmente. No! C'era. Dai. 10.000 e 100. Totale 23,6 kg in 4 la squadra. Poi mancherà il peso del nostro commissario, che si aggiungerà. Così faremo una sessione finale. Ok.
squadra borellese, squadra A, composta da Canali, Bagni, Medri, Smeraldi e Boschi. Complimenti ai terzi classificati: Gianluca Canali, Marco Bagni, Sergio Medri, Gabriele Smeraldi e Enzo Boschi. Al campionato italiano box le Aquile, squadra B, composta da Damiano Graziano, Pignatello Giorgio, Ercolani Gianni, Marchi Emanuele e Riverani Alessandro. Per la cronaca, manca Ercolani Gianni, componente della squadra B, che è dovuto andare via subito per lavoro, quindi ripeto i nomi per la cronaca: Graziano Damiano, Giorgio Pignatello, Gianni Ercolani assente perché è andato a lavorare, Emanuele Marchi, la mascotte nostra, Riverani Alessandro. Complimenti ancora. Passiamo alla squadra campione d'Italia 2012, la Lenza Borellese, squadra B. La maglietta va indossata subito. Bravi, complimenti. La squadra vincente: Matteo Menghetti, Alvaro Menghetti, Giancarlo Canestrini, Marco Valentini e Ivan Comandini. Complimenti. Momento solenne, ripeto i nomi: Matteo Menghetti, Alvaro Menghetti, Giancarlo Canestrini, Marco Valentini e Ivan Comandini. Presento la squadra campione italiana di pesca: Comandini, Ivan, Menghetti Alvaro, Canestrini Giancarlo, Menghetti Matteo e Valentini Marco. Allora, è stata una vittoria sofferta ma meritata, perché anche l'anno scorso siamo saliti sul podio, siamo saliti da un secondo posto assoluto, quindi sofferta ma meritata, perché nelle due prove abbiamo fatto 50 kg di pescato, quindi diciamo ce la... abbiamo vinto, perché è stata veramente sofferta ma meritata. Passo il nostro commissario, che è quello che pesca con gli avversari. Diciamo che la vittoria è stata... eravamo su un lotto di partenti e è stata molto tirata, abbiamo vinto sulla nostra squadra, che si è classificata al terzo posto, e sulla squadra di Damiano, le Aquile, squadra B, che per poco, che erano in vantaggio dopo la prima prova. Diciamo che le squadre che sono arrivate a podio sono quelle che probabilmente dopo la prima prova erano nel stretto lotto delle possibili vincitrici.
La gara è stata una bella gara, abbiamo fatto un ottimo peso e siamo capitati in alto a Pianetto, in una buona zona. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna che è sempre alla base di una vittoria. Diciamo che la soddisfazione della società è molto importante, perché ci siamo classificati sia al primo posto che al terzo posto, quindi anche con due squadre piazzate a podio è stato un ottimo risultato. E siamo molto contenti, speriamo di riconfermarci. L'anno scorso avevamo fatto secondo, quest'anno primo, il prossimo anno sarà molto difficile ripetersi. Migliorare è difficile, ci proveremo ancora.